Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Iniziamo il primo workshop della festa antispecista. Qui con me c'è Hartmut Kievert, un artista tedesco da Leipzig. Oltre ad essere un artista è anche un attivista antispecista e ci presenterà in questo momento rapidamente le sue opere, la genesi dei suoi lavori e il significato in una presentazione intitolata Animal Utopia, Utopia Animale. Lascio subito la parola a Hartmut. Grazie. Yeah, thank you first for inviting me here to Milano. It's the first time I be in Italy and grazie per avermi invitato. È la mia prima volta qui in Italia. And I guess it's also my first presentation I give in English and, then it has to be translated to Italian and I hope that won't get too much lost in translation. È la mia prima presentazione in inglese e per questo dovrà anche essere tradotta in italiano per renderla più comprensibile per tutti e ci auguriamo che nulla vada perso in queste due traduzioni. So I thought maybe if you want to like discuss my ideas or my paintings or my approach, like I call as a top word like animal utopia, it's good to see like the paintings because they speak of course for themselves, and I don't know if everybody knows my work, and I will first like tell a bit about me and how I came to do this. Okay, visto che vogliamo discutere i lavori di Hartmut, è meglio che tutti abbiano la possibilità non solo di sentire il suo lavoro ma anche di vederlo, per cui ci presenterà delle slide in cui ci farà vedere tutto il suo processo creativo e i suoi lavori, e, in modo tale che i ritratti parlino da soli senza aver bisogno di troppe spiegazioni. La presentazione sarà divisa inizialmente da una presentazione di Hartmut del suo lavoro. Ovviamente se ci sono delle domande particolarmente urgenti potranno essere fatte immediatamente, però preferiamo che si resti diciamo all'interno di quello del piano che ci siamo dati, quindi prima una rapida presentazione e poi una discussione tutti insieme del suo lavoro. How did I came like to deal with this topic of human animal relationship in my paintings? Actually, I think when I was very little, that when I found out where meat was coming from, I was really like shocked, or it was like really the first big contradiction I realized, even before I realized that there was, I don't know, environmental destruction going on and wars are going on and some other violent and cruel things. That was one of the first things that. Quindi prima di tutto da dove nasce l'opera di Hartmut. L'opera nasce in realtà da quando lui era molto piccolo, quando ha scoperto come veniva prodotta la carne, anche prima di scoprire tutte le crudeltà e diciamo la violenza che sta dietro questa produzione, fu la prima vera contraddizione che dovette affrontare nella sua vita. And when I like learned how where the meat was coming from, I didn't want to eat it anymore. My parents told me like this concept of Melanie Joy, this carnism, it's normal, it's natural, and it's necessary. And I thought, okay, that's really bad, but okay, probably it has to be like that. But I was really upset about it. Quando scoprì per la prima volta come veniva effettivamente prodotta la carne, fu chiaramente molto scioccato, ma come è facile immaginare, i suoi genitori inizialmente, seguendo l'ideologia carnista, come l'ha definita Melanie Joy, gli dissero sostanzialmente che era normale, che era così, che era assolutamente naturale, che non c'era assolutamente modo per intervenire su questa cosa, diciamo. First, very much later, when I moved out from my home and moved to my first shared flat, it was about 2000-2001, where the BSE crisis were on. I came back to think about eating meat, and then became vegetarian. Quindi non appena se ne andò dalla casa dei suoi genitori, si trasferì nel suo primo nella sua prima stanza condivisa, diciamo.
iniziò a ripensare di nuovo a questa cosa del mangiare carne e divenne vegetariano. Yeah. But at that time I already thought, okay, that's probably not like the best way to do it, like to be just vegetarian, but I had no really idea of veganism, or I didn't know any vegans, and it took a time then again when I start my study of fine arts, and I also engaged more into different social movements and political activism. A good friend of mine were vegan, and so I thought, okay, it's possible, and then I started to also turn vegan. Inizialmente quindi si rendeva conto che il vegetarianismo non era abbastanza, si rendeva conto delle contraddizioni di questa posizione, ma al momento non conosceva nemmeno che cosa fosse questa cosa del veganismo e non conosceva nessun vegano. Fu soltanto dopo aver iniziato il suo percorso all'interno delle belle arti e dopo aver intrapreso una prima forma di attivismo che, incontrando alcuni amici e compagni, scoprì effettivamente che cosa fosse il veganismo e che era una possibilità percorribile. Time by time I thought about how to like combine then my paintings or what I do with my art and my political activism. At that time I was active, for instance, in anti-atomic energy movement and environmental movement, or anti-militarism and so on. And finally in 2008 I came to, like, again to this topic of human animal relationship. Quindi inizialmente si chiedeva come potesse integrare questo tema del rapporto fra animali umani e non, e anche come unire, diciamo, l'arte e un impegno politico che comunque era parte integrante della sua vita, per cui inizialmente iniziò con delle forme di arte che affrontavano la questione dell'energia nucleare, l'antimilitarismo, un ecologismo più generico, e poi approdò a questa, al rapporto effettivo fra animali umani e non. And then I started really to research about it, and also did my diploma work about it, and when I really start to focus on that, I couldn't make no exception anymore, and that was also the point, like 2008, when I eventually turned strictly vegan till then, yeah. Quindi dopo poco divenne sostanzialmente la sua tesi, con cui finì il suo percorso di studi, e a quel punto non c'era più opzione, decise di diventare una volta per tutto vegano e di integrare completamente all'interno della sua arte il rapporto tra animali umani e non. Yeah. So the picture you see here is me and my studio, and painting like a huge canvas, which is already like from this kind of utopia series, if you want to call it like that. And how did I start? How did I came to do this utopian scenarios? Quindi quello che vedete alle mie spalle è Harmont all'interno del suo studio mentre lavora su uno delle sue opere di questa serie dedicata al tema dell'utopia. Adesso ci spiegherà un po' come è arrivato a questo tema e in che modo l'utopia effettivamente si coniuga con il problema che vuole affrontare nella sua arte. So I will start like with not utopian paintings, but with like very graphic works which like dive directly face the spectator with what it is to eat meat or to have products from animal exploitation. Quindi in realtà inizieremo con delle opere che non hanno niente a che fare con l'utopia, ma inizieremo con uno dei suoi primi lavori in cui il suo obiettivo era mettere davanti lo spettatore a quello che effettivamente è materialmente il consumo di carne, ciò che mangiare carne significa e la crudeltà che sta dietro a questo tipo di produzione e di consumo. Yeah.
This is already a painting from 2004, the very beginning of my studies of fine art. At that time, it's an imaginary slaughterhouse. Ok, questo è uno dei suoi primissimi lavori, un lavoro che in realtà viene da un lavoro del 2004 che sostanzialmente ha dipinto all'inizio del suo percorso di studi e in cui rappresenta un mattatoio immaginario. And at that time I draw a lot in like anatomic collections, and at that time still at zoos, which I don't do anymore because I think I protest in front of it, but I don't draw there anymore. But at that time I did a lot of drawings and start things like that. Okay. I suoi lavori iniziali erano ispirati. Si ispiravano sostanzialmente a dei dipinti che lui faceva all'interno di zoo, quindi luoghi di sfruttamento animale espliciti, potremmo dire, cosa che non fa più, anche se protesta davanti alle zoo, e uno dei risultati è quest'opera che vedete qui alle mie spalle in questo momento. And yeah, this was then in 2008 one of the first pieces where I picked this theme then up again, and like I said, this paintings I wanted to point out like the connection to recombine like the commodity, the sausage or whatever, to the former individual animal, and like to shake the spectator and say, come on, what are you doing? So it was really like to insult the people's eating behaviors. Questo invece è un'opera del 2008 in cui ha ripreso questo tema che accumulava i suoi primissimi lavori. In questi lavori sostanzialmente vuole riconnettere quello che è in realtà il prodotto venduto al supermercato e un po' insultare lo spettatore che si trova a doversi confrontare sostanzialmente con la realtà del consumo di carne. Each 200 gram, so maybe back to this. I also had this idea at the time. I did a lot of climbing activism and banner dropping and things like that, also occupation of forests. Sì, ai tempi faceva, diciamo, delle opere più di occupazione dello spazio, potremmo dire di riconquista del territorio, per cui abbiamo queste opere che sono in realtà delle forme di lancio di striscioni sostanzialmente in spazi non adibiti all'arte in cui presenta il suo lavoro. And I had the idea to really to combine this kind of climbing activism and painting, and this is like a trial to do that. And also the pieces you see outside, the paintings that are hung outside, they could be also hung somewhere. Sì, in queste opere cerca di riconnettere quindi una pratica di, diciamo, prassi ecologista che protesti contro il riscaldamento globale. Anche le opere che potete vedere qui fuori utilizzano lo stesso metodo espressivo. This for instance is also, you don't see it that well, that it's also painted on a tarp. It's to point out the intersectionality between like different kinds of oppression or violence, and so I made like this meat pistol to show that there's connection between cruelty against animals and cruelty in between human. Sì, quest'opera invece cerca di mostrare, diciamo, l'intersezionalità di diversi tipi di violenza e di oppressione, per cui ha sostanzialmente unito un pezzo di carne e l'ha ridisegnato come se fosse una pistola per sottolineare, diciamo, la connessione fra diversi tipi di violenza. Yeah, well, like this tank, it's this idea, like if you want to quote Tolstoy,
you know, this famous quote, as long as there are slaughterhouses, there will be also battlefields or something like that. I try to paraphrase. Citando Tolstoi, nessuno di noi sa precisamente quale sia la citazione, però in buona sostanza, finché ci saranno i mattatoi, ci saranno i campi, ci sarà guerra sostanzialmente, per cui si cerca di unire questi due tipi di violenza. Yeah, this was in 2011 in a, it was an art festival 2 weeks long, and I painted this in between these 2 weeks, and it was in a former slaughterhouse, and I thought, okay, I want to bring back like the animals that were there. Questo quadro invece è stato esposto in un ex mattatoio durante un festival, e l'obiettivo di questo quadro invece era di riportare, diciamo, i fantasmi del mattatoio dentro quello che era effettivamente un ex mattatoio, per cui far vedere che cosa accadeva in quello spazio. And yeah, referring also to Carol J. Adams, I called the piece Meet the Past, Absent Present. Yeah. Sì, citando Carol J. Adams, ha chiamato quest'opera, what was that again? Meet the Past? Meet the Past, no, meet the past, the absent present. Incontrare il passato e il presente, con ovviamente il gioco di parole fra meat, come incontrare meat, come carne. And yeah, it also refers that today you don't have the slaughterhouse in the cities anymore and you don't see the animals anymore. Sì, riferendosi anche al fatto che in questo momento i mattatoi non sono più nelle città e sono stati spostati altrove, per cui gli animali non vengono più, non si vedono più animali che effettivamente finiranno al mattatoio nelle città. So, yeah, this is also kind of reinterpretation of meat advertisement and you have there as well this combination of sausage and a calf or something like that, or a milk package and a calf drinking and so on. Quindi in questo caso abbiamo invece di una specie di presa in giro del modo con cui ci viene pubblicizzata la carne, per cui abbiamo tutta una serie di animali che vengono rappresentati come se fossero i prodotti che poi finiranno sostanzialmente nel supermercato, per cui abbiamo una mucca rappresentata come se fosse un cartone di latte, o un agnello come se fosse un pezzo di carne, per unire, diciamo, queste due, il prodotto all'animale. Ok, but approach to deal with that topic was very direct, very graphic, and it was to cope with this, all this violence, I couldn't find another way. I had to do this, but then time by time I asked myself, maybe could I eventually even just in the painting break through this violence and show something new, something different. Quindi queste prime opere erano estremamente dirette, e esplicite, violente. Col passare del tempo invece ha iniziato a chiedersi se l'arte potesse superare in un'altra maniera questo tipo di violenza, anche se inizialmente sentiva l'urgenza, diciamo, di esplicitare questa scoperta di questa violenza nascosta, per cui ha iniziato a produrre delle opere in cui si rappresenta non solo la violenza ma anche il superamento di questa violenza. Yeah, so this was one of the first paintings where I tried to shift those so-called farmed animals from their fattening houses or from slaughterhouses to completely different settings, some completely different areas, and with that trying to evoke a different view on them, that to show that they are individuals and not commodities. Sì, quindi in questa opera che vedete alle mie spalle è stato uno dei primissimi tentativi di tentare di prendere degli animali che normalmente vedremmo associati col mattatoio e spostarli invece in spazi in cui non li vedremmo mai, per cui spostarli in aree completamente diverse, toglierli dal mattatoio o dalla catena di produzione della carne e reinserirli in spazi che per ora non esistono.
So I will just show some. Adesso ce ne farà vedere alcune. Yeah, but maybe also to say to this, it's not like meant like a plea for having these animals as pets, because of course having pets or breeding pets is also a kind of animal exploitation. And, sì, in più questi quadri che rappresentano questi animali, diciamo, da carne all'interno di case non vuole essere un invito a prenderli come se fossero dei pet e pettificarli, farli diventare domestici, ma è un modo per portarli in spazi totalmente estranei. Yeah, this one, maybe the first one where human being and an animal are in the same space again, but not in a like cruel way like before, but in a kind of nice way. Questo è uno dei primissimi quadri in cui possiamo vedere umani e animali all'interno della stessa cornice, potremmo dire, ma in maniera non crudele, in una maniera liberata, per cui appunto in una maniera utopica. So it's like sorted the paintings a bit according to imagery threads, I would say, more than like just showing them chronologically. So this is like the first thread. It's like a bit as well in my catalog. You can also see it downstairs. Yeah. Sì, i dipinti che ci vengono presentati non sono presentati diciamo in maniera cronologica, ma vengono presentati per temi, per cui se voleste vedere, diciamo, questi una visione più cronologica, potete trovare il catalogo di sotto. Yeah, so yeah, this is like this series or imagery thread they call like interiors. Questa è una serie di immagini che definisce interiors, interni sostanzialmente, quindi con animali all'interno di spazi domestici. So this like from last year. Questo è dell'anno scorso. Yeah, this is a companion animal, companion cat. Questo è un suo compagno felino. A cat who's living with us, and she's from like safe from being killed in Spain. And, sì, la gatta viveva con lui sostanzialmente. But the chickens don't live with us. It's just put together the painting. Non i polli, però. Yeah, that's a very famous pic. Probably you know her. Questa è un'immagine molto famosa, probabilmente l'avete vista. And it's not that famous, but also from a sanctuary in northern Germany, where actually a lot of my photo references are from sanctuaries, and a lot of them are as well and from Hofbudenland. Sì, queste sono sostanzialmente tutte immagini che vengono da dei santuari, da degli spazi recuperati sostanzialmente, in cui tutte le opere vengono, le sue opere vengono esposte. So yeah, and this is the next like imagery thread. I named it Revolution and Ruins. And here you see like a new interpretation of Delacroix's Liberty Leading the People. Qui potete vedere una reinterpretazione della libertà che guida i popoli. E, il tema, diciamo, è sostanzialmente la rivoluzione, e quindi un'unione della liberazione animale e della liberazione umana. Sì. It is a version on PDTab outside. Potete trovare una versione di questo dipinto fuori.
Yeah, this one is maybe also known meanwhile because it's used for Mark Pierschild's feature documentary The End of Meat. E questo è probabilmente un altro dipinto che avete visto perché è stato utilizzato nel documentario The End of Meat, non so come si è tradotto in italiano, La fine della carne. So yeah, I really had then painted a lot of these former animal exploitation architectures and if you see like just a big building, there could be anything inside. So I named, I put logos from like big meat industries. In this case, Tönnies is one of the biggest, if not the biggest, meat industry in Germany and in Europe, probably maybe. Quindi queste sono tutte immagini che rappresentano delle architetture di spazi utilizzati per la produzione della carne, per cui prende dei grandissimi edifici. E sostanzialmente in questo caso, ad esempio, ha messo il logo di una delle più grandi case produttrici di carne in Germania sicuramente e probabilmente anche in Europa. This drops out a little bit in the way it is painted, but it also like refers to the deforestation that's done in South America for growing feed and also for stocking animals, and here you see like a damaged bulldozer and three pigs. Quindi in questo caso invece fa riferimento al problema della deforestazione, più precisamente in America Latina, e possiamo vedere un bulldozer sostanzialmente inutilizzato che viene riappropriato da queste, dall'agency di questi animali. Yeah, this, another topic in my hunt, raised height, I think it's called in English. Qui invece potete vedere un, sostanzialmente una struttura utilizzata per la caccia distrutta e in disuso. This is just like an average discounter in the background which is damaged, where you can buy these products. Qui invece è rappresentato un discount qualunque rovinato e anche questo totalmente in disuso. And this I feel for a German audience or a German spectators is clear what is meant. It's there's Südfleisch, which means translated south meat, so there's meat in the logo, so it's clear. Sì, invece in questo caso vediamo un edificio distrutto e sopra c'è una parola in tedesco che sostanzialmente vuol dire carne, ripetuto due volte da quello che capisco, in buona sostanza. Per cui il riferimento è alla fine del carnismo. Yeah, Wiesenhof is one of the biggest, if not the biggest, chicken breeding or chicken meat industry in Germany. And yeah, here it's like it's damaged. And chickens are free, or even kind of blockading. Qui invece c'è sostanzialmente una delle più grandi case di allevamento di polli e troviamo invece gli animali liberi, e non solo sono liberi ma bloccano anche l'ingresso dell'edificio. Yeah, it's just another corporation, another meat corporation that's getting. Anche qui un'altra immagine sostanzialmente di una di un allevamento in disuso, un altro animale libero. Same here. And yeah, the animal here is also from Mattes, from farmed animal sanctuary of Gutenland. E qui vengono rappresentati effettivamente degli animali liberi. Degli animali che sono stati sostanzialmente salvati, e anche in questo caso davanti a una grossa industria della carne in disuso. And this is a big dairy industry here in Germany. And yeah, cow and a calf walking in front of it. Anche in questo caso è una grande
la Müller penso che la conosciate tutti, e davanti abbiamo delle mucche libere. Yeah, this, I guess everybody knows. It's another German dairy industry. And yeah, the cow painted in the foreground is there was several months ago, it was last winter, she escaped in Poland, maybe you heard of it as well. Qui abbiamo un'altra casa di produzione di latticini sostanzialmente, e la mucca che viene rappresentata davanti è una mucca che è fuggita in Polonia qualche mese fa. Yeah, she swam to an island and then lived there together with bisons. Ha nuotato verso un'isola. Sì. Yeah, Vion is beside Germany is maybe the second or the biggest player or the biggest meat corporation in Europe. And the animals, the pigs in front are also like Rosalie and Annie and Paula and also animals from another farm animal sanctuary, Lancia Tiere. Anche qui abbiamo degli animali liberati e davanti abbiamo e dietro troviamo il logo della Vion, che è sostanzialmente un'altra casa produttrice di carne in buona sostanza. Yeah, Danish Crown also in Denmark, a very big meat corporation, and he has also like a combination of a destroyed hunting seed and wild pig, and behind the wood industry where pigs were slaughtered before. Quindi qui abbiamo invece una, sostanzialmente un'altra struttura di vita alla caccia distrutta, e dietro vediamo un'industria in cui venivano uccisi maiali, anche questa distrutta. So yeah, and yeah, now we are at the next like imagery thread. I call it companions, and it's about animals that live on farms and sanctuaries. Quindi qui abbiamo invece tutta una serie di dipinti dedicati a degli animali liberati, e si chiama Companions, quindi compagni. So yeah, it's Jan Gerdes and Rosa Marie and Princessa. And Jan Gerdes is a former dairy farmer, and in, I think, 2000 or in the beginning of the 2000s he stopped it and then turned his farm into a sanctuary. Quindi l'umano rappresentato all'interno di questo dipinto produceva latticini fino a pochi anni fa, poi ha deciso di smettere completamente e di donare spazi per animali liberati. This is she is another founder of this another sanctuary, Lancia Tiere. See here with a sheep, I think it's wolf maybe, and it's Tanja Günther. Lei è un'altra delle persone che ha fondato questo rifugio di cui si parlava precedentemente. So yeah, this is more random. Questo invece è un po' più. And yeah, so and yeah, this is like another thing. As I said before, in the beginning of my study of fine art, I still went to zoos or some kind of that kind of things to draw there, and then I found it too contradictory to like not liberate the animals but drawing them, and so I thought maybe I can go to the farm animal sanctuaries and paint the animals there. Quindi questo dipinto è uno che è stato fatto nel suo primissimo periodo, in cui è iniziato a sentire la contraddizione di rappresentare degli animali all'interno dello zoo, quindi degli animali sostanzialmente non liberi, senza tentare in nessun modo di liberarli, per cui limitarsi a disegnarli, per cui in questo momento ha deciso di cambiare il modo in cui rappresentava gli animali e di rappresentare animali che invece sono stati liberati e che si trovano in questo momento in rifugi o in situazioni migliori. So of course with the at least also the large canvases and so on, I can't like
ask the animals to come to my studio and sit there. So I usually use photo references, and there I like have the opportunity to really paint them from life and also experience like this new kind maybe of concrete utopia, which is a bit, you could call it like this on farm animal sanctuaries. Yeah. Quindi sostanzialmente dipingendo su queste tele gigantesche non può chiaramente chiedere all'animale di venire nel suo studio, per cui di solito rappresenta degli animali che vengono fotografati precedentemente, ma in ogni caso il ritratto dell'animale all'interno del rifugio è un modo per vivere in maniera pratica quello che lui definisce come un'utopia concreta, cioè dei momenti di liberazione concretizzati nella realtà. And of course it's completely different than having a photo reference, because they are moving and you can't also, you can't tell them, okay, please hold that position and wait. And so you really have to be fast, and so it also brings to another like brush stroke or like directness. Questo, il dover dipingere degli animali all'interno del rifugio e non all'interno di una foto o all'interno del suo studio rende la pittura molto più dinamica, infatti deve fare delle pennellate molto più veloci, deve essere molto più veloce perché chiaramente l'animale si sposterà col passare del tempo, modificando in questo modo il dipinto. Yeah, that's me painting on woodland. Questo è invece lui che dipinge. Yeah, that was really interesting. In May this year, I was at La Tatira again, and they have turkeys, and it was very hot. It was like 36 degrees, and maybe I guess it was the first time I really hear or feel like a bird breathing. You know, it's, of course, they're big birds, but it really was maybe also a strong experience. Legato a questo dipinto c'è una sua strana esperienza di convivenza con gli animali. Mentre stava dipingendo questo tacchino, che è uno dei primi tacchini che lui abbiamo visto all'interno di un rifugio, era molto molto caldo, per cui per la prima volta nella sua vita ha sentito dei tacchini respirare, perché chiaramente sono degli uccelli molto grandi, e per la prima volta si è reso conto, diciamo, di questa fisicità del respiro del tacchino. So you, you really get a completely different idea, or the direct like Quindi ti fai chiaramente un'idea totalmente diversa di quello che è un rapporto diretto con l'animale. Okay, so yeah, the next chapter is called Picnic, and that was around 2013. I maybe really started to really put the humans back into the paintings, and that was inspired by the other series I showed, this ruins, and sometimes people interpreted it like, okay, humans are gone and everything is fine then. And then I thought, okay, it could be like that, and like nowadays chances are not so bad that really everything is going worse, but I think it's not like a general problem of humans, it's more a problem of how we organize ourselves, or to name it, it's a problem of dominion and of capitalism. Quindi il prossimo capitolo, il prossimo tema che viene trattato lo chiama Picnic. Ha iniziato questa serie nel 2013. Nei lavori precedenti, piano piano si era reso conto di aver tolto gli umani dai suoi dipinti, e molte persone lo interpretavano come se lui stesse dicendo, ok, togli gli umani, tolto il problema sostanzialmente. A questo punto però lui ha iniziato a riflettere su questo
su questo fatto, iniziando a pensare che probabilmente era giusto reinserire gli umani anche per dare un messaggio politico più preciso. Il problema non sono gli umani, il problema è il modo in cui ci organizziamo, il modo in cui, con cui gestiamo, diciamo, la nostra convivenza con il resto del vivente. And so I thought maybe this picnic theme, which is also like in art history, came up. I thought it could be a nice idea because actually with a picnic it's also about eating and food, but here the animals are alive and people eat water, plants. So, yeah. Sì, in questo caso il picnic ha anche una connotazione artistica in un certo senso, perché vediamo degli umani che mangiano con degli animali liberi di fianco sostanzialmente, e nessun animale viene mangiato durante questi picnic, mostrando quindi che è possibile una convivenza differente. Yeah, so this is again like an historic reference from a painting from Edouard Manet, Luncheon on the Grass. Questo è un riferimento a Manet. And yeah, and I put also a sidewalk, a pavement in front, like in this box to make it, and also of course the clothing, to make it more recent, more today. E ha aggiunto sostanzialmente un marciapiede per rendere l'ambientazione meno bucolica, più contemporanea, più attuale. Yeah. This one is another reference. It's then from Monet, it was inspired by Monet, and this one is a bit more sticking to the original, that people have, like, for nowadays, kind of strange clothing on. Questo invece è una citazione di Monet, chiaramente ispirato da Monet. In questo caso è molto più vicino all'originale, per cui vediamo anche delle persone con dei vestiti un po' strani per la nostra sensibilità attuale. So, yeah. And then I wanted to do like a really large picnic scene and arrange it, and I invited the friends to my studio and did a picnic there, and it took a lot of photos, and then used it somehow to put together this scene. Sì, in questo caso ha invitato alcuni amici all'interno del suo studio e ha fatto un enorme picnic prendendo tutta una serie di foto, facendo tutta una serie di foto, e successivamente ha ricomposto queste immagini aggiungendo questo ambiente utopico. And yeah, just to get an idea how large this is a view of an exhibition I had last year in Leipzig. So you see the proportion. Per farvi un'idea delle proporzioni di questi dipinti, qua è una, potete vedere una esposizione che ha fatto a Leipzig. And strange noise. Yeah, that's and yeah, that it's a problem with, or not a problem, but then again, like with reactions from the spectators, they said, okay, it looks like kind of religious or scenery, you know, this idea of a paradise and humans and animals or even lions are together, and so yeah, and this kind of feedback. Uno dei riscontri forse più critici che ha ricevuto è stato che queste immagini hanno una connotazione, secondo alcuni, leggermente religiosa, cioè questa unione di animali, anche ci sono anche leoni, per cui questi animali totalmente pacificati che vivono insieme alle persone potrebbe dare quasi l'impressione di star rappresentando una specie di paradiso in terra. I said, okay, that's interesting, but that's totally not what I thought of. I'm not like totally not a religious person, and I think, yeah, basically religions are more a problem or said in the way of emancipation, because you can think of, yeah, if there's something about you and then it has dominion over the humans or whatever, over the world, it's kind of a proto-dominion. And that's a problem, it's not like, so it's totally not, was totally not meant to be just. Quindi questa sua lettura, a suo avviso questa lettura è completamente sbagliata, tanto che a suo avviso le religioni sono più un problema che una soluzione, perché chiaramente l'immagine della religione monoteistica, diciamo classica, è di questo Dio che ha il controllo su
tutti gli altri, creando una specie di proto-dominio che giustifica poi il dominio effettivo. Yeah, so I thought, okay, I maybe have to put it in another settings, more everyday settings, and I came to the idea to do this more urban sceneries where so-called farm animals appear and have like meet on equal footing. Quindi a questo punto, davanti a queste interpretazioni, ha deciso sostanzialmente di cambiare ulteriormente lo scenario presentato e di mostrarci degli animali all'interno di scene quotidiane, per cui, per evitare, diciamo, l'accusa di essere eccessivamente utopico, abbiamo degli animali che convivono all'interno della vita quotidiana con gli umani. Yeah. This is just a scene also from Leipzig. Questa è una, ritrae una, un paesaggio di Leipzig. Yeah, but of course the cow and the chickens, the flying chickens weren't there. E chiaramente gli animali non c'erano in quel momento. Yeah, this is was also an idea to bring the animals to so-called shopping malls, things where you can buy the commodities, the animals that are made to commodities, but here like they are not in the shelves as whatever, as shoes or as schnitzel, but as living beings and individuals. Quindi in questo ritratto invece noi abbiamo degli animali all'interno di un centro commerciale. Chiaramente l'obiettivo di questi dipinti è molto chiaro, cioè mostrare degli animali liberi all'interno di un luogo in cui normalmente li troveremmo come sotto forma di scarpe o di salsiccia, e quindi mostrare una specie di centro commerciale senza prodotti animali. Kind of seems look more like they could really happen like today. It's also not about like to show a complete like utopian world where we maybe don't have like this kind of traffic with cars and so on at that level like we have today. But yeah. So. Sì. In questo caso abbiamo una scena totalmente quotidiana che potrebbe accadere anche ora, però chiaramente in un mondo totalmente trasformato, per cui abbiamo queste scene completamente normali, ma con animali che non potrebbero, che non vediamo normalmente nella nostra vita, quindi in un mondo in cui anche ad esempio le macchine sono state radicalmente ripensate, potremmo dire. But I think, yeah, like this, spectators, the people can more like have a relation to that. They oh, somehow I knew that that's like an everyday of my life, but what are the animals are doing there actually? Quindi l'effetto che si vuole creare quindi è una specie di straniamento in cui lo spettatore si riconosce nella scena, ma allo stesso tempo si trova a dover dire: ma che cosa ci fanno di quegli animali? Yeah, this is another kind of mall setting, and again, yeah, this like what I just thought. Questo è un altro setting basato su un centro commerciale. And again, some of the animals are the cow in the foreground and the calf beside it is Anna and Jule from Hofgutenland, from this sanctuary. E la mucca e il calf. Yeah. The small cow. Esatto. Yeah. Sostanzialmente sono degli animali di un rifugio. Yeah, and here again to have an idea of the dimensions, also very large paintings, 250 times 4 meters. Yeah. Questo è per anche in questa immagine potete vedere, diciamo, la dimensione di questi dipinti, che sono effettivamente enormi. Yeah.
Yeah, this is also like a street view from Leipzig, and yeah, put together some animals. The cows you can see there are also, I searched the internet like for escaped animals, and then I found this herd of cows that were escaped somewhere in England, but yeah, not in this urban setting, and yeah, put it together in a new way. Anche in questo caso abbiamo una strada di Leipzig in cui ha rappresentato degli animali che sono sostanzialmente fuggiti, per cui ha cercato su internet animali fuggiti e ha trovato queste mucche che sono fuggite in Inghilterra e hanno creato una specie di branco, potremmo dire, con cui sono riuscito a sopravvivere e a fuggire. Very recent, not maybe not really finished. Questo invece non è ancora completamente finito, ma è molto recente come lavoro. So and this definitely not yet finished. And here I tried like to combine this picnic idea with this ruins idea, and you see in the background again. Ruins of fattenings and the slaughterhouse from Tönnies, like I said, a big corporation, wheat corporation from Germany. And it's, yeah, still a work in progress. And yeah, that's also it for now for the presentation. Okay, questo è un ritratto, un dipinto che non ha ancora concluso, in cui ha cercato di unire un po' il tema del picnic con il tema, diciamo, delle rovine. In cui vediamo ancora un mattatoio completamente distrutto con animali umani non che convivono insieme e mangiano tutti quanti insieme, ed è l'ultimo dipinto che ci farà vedere. Thank you very much. Adesso passerei a adesso passerei a una, alla discussione, per cui se qualcuno ha delle domande urgenti o meno da fare, fatevi avanti, altrimenti inizierò io a farvi una domanda. Inizio. Ok, so first question, I'll start off. I wanted to ask if you could talk a little bit more about the role of utopia, not only in your art, but more in general in politics, or if you believe that there is a connection between artistic utopia and a function of utopia in your political activism or a political activism in general. Quello che gli ho chiesto sostanzialmente è di parlare un pochino di più del concetto di utopia. Cioè se a suo avviso c'è una connessione fra il ruolo dell'utopia nella sua pratica artistica e più in generale nel suo attivismo politico e nell'attivismo politico di tutti noi, e se poteva magari spendere qualche parola in più sull'utopia. I think it's on the one hand, it's really not easy. That's what I didn't told yet. I really had hard times like to find ways of showing like different ways of how animals are represented, or humans and animals act together on a painting. That's a problem, and then somehow, yeah. Seems that it kind of worked, or mostly at least. Quindi, da un certo punto di vista, è sicuramente un problema. È difficile trovare delle rappresentazioni di umani e animali all'interno dello stesso lavoro, e soprattutto è difficile immaginare le relazioni fra specie differenti. Ma a quanto pare per lui fino ad ora ha funzionato molto bene come metodo e come immaginario. Yeah, and the risk that it's turning into kitsch or something like that, or
that you really think you can do a blueprint of like a world where liberation of everything and everybody is realized. That's, yeah, so that's first a big issue, a big problem. Yeah. In più, effettivamente, il rischio di diventare kitsch o di convincersi di star rappresentando, diciamo, la matrice per la liberazione totale è sempre dietro l'angolo con questo tipo di lavori. And it seems that I kind of found ways, and I think it's also important, like to find a narrative or to tell new stories that you don't have. Like, I mean, yeah, it's of course to criticize society in general. It's of course first a question of analyze and then negation also an intrinsic critique. I think to inspire the people and to get the people say, oh, it's just all really very theoretical, and I can't I don't really understand that, or what do they want, and so it's also important, like, to find ways to draw new narrative. Per lui, per ora, questo modo di rappresentare la liberazione ha funzionato, ossia utilizzare l'utopia, anche perché molto spesso il lavoro politico è prima di tutto l'analisi e la negazione del presente, e a suo avviso è importante anche essere in grado di costruire nuove storie, di essere capace, diciamo, di rirappresentare o di proporre un modello positivo o di creare qualcosa che attualmente non c'è, e non semplicemente criticare, lasciando, diciamo, mostrando il fianco a chi dice, ah, vabbè, ma che cos'è, che cosa volete, che cosa dovremmo fare. Yeah, so it's a bit like also the technique. I just it's a collage. I just put things and put it together in a new way, but also all things that are there already. So, and I think so it's not meant like to be a real blueprint for a utopian society or whatever, because I think it, or maybe just to say it first. Anche a livello tecnico, diciamo, i suoi dipinti hanno un modo un po' strano di utilizzare l'utopia, infatti sono sostanzialmente dei collage, perché indubbiamente rappresentano cose che non esistono, ma utilizzano tutti i materiali, tanto gli umani quanto gli animali, che effettivamente esistono, per cui in realtà sono una specie di ricomposizione di quello che già c'è, e quindi non è semplicemente un modo per creare la matrice per la liberazione totale, ma è effettivamente anche un modo per rimmaginare ciò che già esiste. So it's a bit a step in that direction, but in the way, like, if we really may somehow make it that emancipation is growing and growing, and we really kind of reach a world with no domination or with less domination, then I think we are all like children of capitalism and of all kinds of thinking of different kind of discriminations and so on, and we are not free from some kind maybe of blockings, and I think, or I have no idea what kind of new options will come up with more emancipation. Quindi in buona sostanza anche qui il metodo rimane un po' lo stesso, cioè l'idea di utilizzare materiali già esistenti e di risistemarli, un po' perché siamo noi tutti figli del capitalismo, la nostra mentalità è chiaramente modellata da discriminazioni e violenze che non possiamo superare così di botto, diciamo. E per cui immaginare una società senza dominazione o con meno dominazione significa anche non sapere in anticipo che cosa effettivamente significherà, ma cercare un po' di risistemare ciò che già esiste per ricomporlo in maniere nuove. Yeah, so if, like, I, of course I could also imagine what has to change, and like
what I already mentioned with this traffic of cars and so on, which is a threat to like small humans and to young humans and to animals and also at least to people. This would of course change the whole infrastructure and so on. Imagine what to change also in way of agriculture works, but I didn't really like implement these ideas that much in the painting. It's just like I said, it's just more to take things that are already here that people can have a link to it. Yeah, first. Sì, chiaramente lui ha un'idea di quali infrastrutture andrebbero cambiate, comunque dei cambiamenti che vorrebbe vedere nel mondo. Un esempio è le macchine che abbiamo citato prima, che chiaramente sono un po' un pericolo tanto per gli animali quanto per i bambini, che quindi rendono lo spazio urbano un po' inagibile, un po' diciamo regimentato in una maniera molto specifica, che quindi sarebbero da... diciamo cambiare, cioè da rimmaginare, ma allo stesso tempo non vuole che questo tipo di proposte diventino il fulcro centrale della sua arte, ma vuole diciamo rimmaginare ulteriormente come potrebbe essere il mondo dopo la liberazione. Yeah. So yeah, basically it's more like inspiration or proposals, not like okay, it's meant to be, it must be like that or something. Of course that's always a wrong approach. Quindi non è una forma di propaganda o di proposta di che cosa dovrebbe cambiare, ma una forma di ispirazione, di diciamo spinta verso dei nuovi immaginari. Volevo sapere in che ambienti erano stati presentati questi quadri, in senso sia politico che sociale, cioè se lui li ha fatti vedere in centri sociali, di ambiti in cui si lotta per gli umani, diciamo normalmente, o anche come questo contesto dove siamo noi antispecisti, e anche le vendite, cioè come vanno e che risonanza, insomma un po' il percorso della sua arte, se soprattutto si è notato che questi quadri hanno un po' scosso alcune persone e magari sono stati lo stimolo per una riflessione antispecista. Quindi il tipo di target e il percorso, diciamo. Shown basically. Mm-hmm. So if it was shown in political spaces, squats, or politically active spaces, or was it just art exhibitions? And secondly, if you think that your art has had any impact, or what is, in your opinion, the feedback you've received over the years for your art? It's two more. Paintings. You see, one of them is standing outside right now. This is pavilion, and here these are also outside. This is just in another setting. So that was in Stuttgart at a vegan festival. It's both. I did things on the streets, and I think also like on more like off spaces, and but then also in galleries, and I try to be in between those areas. Okay, quindi le opere che vedete qui sono esposte qui fuori, in questo caso erano esposte all'interno di un festival vegano. Per cui sostanzialmente le sue opere sono state esposte sia in spazi politici, quindi in spazi antispecisti o in spazi comunque di attivismo politico più generale, ma anche all'interno di gallerie d'arte, per cui è diciamo un mix delle due cose. And the impact I can of course only tell what people directly tell to me, and I mentioned some things which make me change also the way what I paint. So the basic reactions are mostly positive, but sometimes you could say, oh, the things are too dark, even when I said, okay, this is kind of, yeah,
somehow, and so even the newer ones. But basically, they're quite positive, the feedback, and especially like from the movement, from like the animal rights, vegan animal liberation movement. I sometimes also get like feedback that the paintings give people hope and like to get strength to keep the fight on, and so that's I really love to hear that. And on the other side, I think it's also good to go to these like more like art scene spaces where this topic is not on. Not really. So, and to like involve the people at that places with this kind of issues, with this kind of things. Quello, diciamo che a livello di impatto e di riscontri che ha ricevuto per le sue opere, chiaramente può parlare soltanto delle persone che direttamente gli hanno detto quello che hanno provato davanti alla sua opera, e a volte è stato anche dei riscontri non esattamente positivi, tanto che alcuni gli hanno detto che le sue opere, anche le ultime, sono oscure, che le hanno fatte sentire male in un certo senso, però in generale diciamo il riscontro è stato positivo, per cui specialmente all'interno del movimento antispecista per i diritti animali molte persone gli hanno detto che le sue opere danno speranza e che gli hanno dato maggiore motivazione per continuare a combattere. In più, a suo avviso è anche importante portare queste opere in ambiti, diciamo, di movimento in un certo senso, quindi più artistici all'interno delle gallerie d'arte, perché a suo avviso è importante anche parlare di questo tipo di tematiche in spazi che non sono ancora stati contaminati da questo genere di discorsi, in cui normalmente la questione animale non arriva. And yeah, to add, on the side of like the art scene or the art world, it's often for a lot of people they say, oh, that's too programmatic, too direct, and they don't really like it, or it's because of course it's offensive, and it's somehow, even if it shows a new world, it still refers that it is not like that, and that the animals nowadays are exploited, and they may be a part of, or probably a part of that, and of course, so you don't always get only nice feedback at that area. No. All'interno dell'ambito più artistico, potremmo dire, il riscontro non è sempre positivo. Molte persone anzi gli hanno detto sostanzialmente che le sue opere sono offensive o che sostanzialmente sono troppo politiche o propagandistiche. E chiaramente questo è dato dal fatto che queste opere sono in una certa misura offensiva, perché portano queste persone a considerarsi come parte del problema, per cui generano una resistenza all'interno di questi spazi che quindi crea dei riscontri anche non esattamente positivi. Ci sono, mi sembra di aver capito, due filoni, no, in quest'opera, probabilmente cronologicamente separati, cioè uno precedente e uno successivo, forse inaugurato da quella tela, da quel lavoro che è stato criticato in quanto visto come influenzato da motivazioni religiose. Vuoi tradurre questo pezzo? E mi chiedo se anche le successive, in realtà, cioè quelle caratterizzate proprio dal tema utopia, mi chiedo se in realtà non siano tutte diciamo un pochino segnate da questa cifra, in particolare perché la parola stessa utopia nell'arco della storia è stata fortemente segnata, no, da, diciamo, da un'impronta religiosa progressista, naturalmente, non regressista, no? E da questo punto di vista immagino che siano più disturbanti le tele, come per esempio ecco, quella rappresentata in particolare dal camion che si rovescia, che libera i maiali, no? Forse quella è più disturbante, fermo restando che forse le seconde sono ancora più belle, nel senso che da un punto di vista artistico insomma, rappresentano degli arricchimenti
diciamo del tema. Tuttavia, però, ecco, vedere anche gli animali rappresentati in ambienti urbani moderni forse non è molto diverso dall'ultima tela vista, appunto, in cui la rappresentazione avviene in un ambito, diciamo, più bucolico, no? E caratterizzato forse appunto dal ritorno a quell'idea di, diciamo, di religiosità in cui le specie finalmente trovano la pace in se stesse e tra di loro, ecco. The question is, in your work there is a rift on the concept of utopia. So at some point you said that there is a work which was not criticized, but in general perceived as something religious. And you claim that at some point you decided to shift away from this religious utopia and try to make a more concrete one, try to emancipate yourself from a religious vision of utopia, or at least try to make it less religious in a sense. So the question is whether or not you believe that there could actually be a non-religious utopia. And the reason for this question is twofold. On one hand, in the history of ideas, utopia has always been linked more or less to progressive types of religion, like social justice leaning religions. So there is always a sort of connection between religious movements and the concept of utopia. And secondly, isn't it true that imagining animals in urban spaces has some sort of very utopic and almost religious and unbelievable character to it? The idea of having everyday sceneries but with free animals is probably even more utopic than the picnic scene, because it's so unbelievable and so far from our actual experience of urban life. So lastly, isn't it more disturbing to see a very concrete representation of the truck that you've painted crashed with free animals? So having a scene which is almost so concrete and so realistic in a sense, rather than having just free animals in urban spaces. So wrapping it all up, isn't it all your art kind of religious? Okay, that are a lot of questions. I try to answer them one way or the other. So first of all, I guess there's a misunderstanding here. I was not like inspired by religious things or themes and then came to the idea to do this painting. It wasn't like part of the question. There is a misunderstanding between us. He was basically saying, aren't they kind of right, those that gave me... Sostanzialmente stava dicendo che c'è stata un'incomprensione e che l'idea dell'utopia religiosa non è mai stata parte della sua opera d'arte. Io ho corretto la mia traduzione dicendo sostanzialmente che non si stava dicendo che fosse ispirato dalla religione, ma che il concetto, la critica che gli veniva mossa di essere religiosa era comunque parzialmente corretta, era, diciamo, la critica che gli si stava facendo. The statement was that this urban spaces were even more religious, I mean, if you see it like that, it's like that. I can't understand it. I don't see it like that. I don't think that the idea, of course it's a very, like, it's a heavy word, utopia, it's a kind of catchy thing, everybody has some idea of it and I just use it. Maybe the most known work is
from Thomas Moro's Utopia, and there's a place, just another island far away from our, from the world where he lived. But I don't think that this, even if in his book also were kind of religious things that were going on there. As I said, I think in most cases, or for me personally, I think religion is more a problem in a way, or stands in the way of emancipation. It's just my way of thinking. Then really, drives it. And on the other hand, of course, there's maybe like a parallel between, like, if you say, okay, we want to achieve a total liberation, or we have this idea of a world where there's no domination, it has kind of maybe, I don't know, you could interpret that as a kind of religious moment or somehow, I don't know, but yeah, as I said, I wouldn't see it like that, I think, yeah, Ernst Bloch wrote something or said something interesting about the connection between religion and emancipation, but yeah, I'm not really into that. I would just basically I would disagree, but I can also understand a bit the approach or the that you can see it like that. But ok, sostanzialmente non è d'accordo con l'idea che questi spazi urbani liberati siano più religiosi o più utopici in un certo senso delle immagini precedenti, ma allo stesso tempo può capisce da dove arriva la critica, nel senso che effettivamente utopia è una parola talmente pesante, talmente sfaccettata da poter essere utilizzata in maniere totalmente diverse e avere significati completamente estranei da quello che si vuole utilizzare. Per difendere, diciamo, la sua posizione circa questi spazi urbani liberati, la sua idea è che la sua utopia è più vicina a un'utopia come quella atea, in un certo senso, di Tommaso Moro, piuttosto che quella più religiosa proposta, ad esempio, anche da, diciamo, i movimenti religiosi progressisti come quelli citati da Bloch, per cui la sua idea è più di una specie di isola da tutt'altra parte, di isola completamente liberata, e chiaramente in un certo senso si rende conto che parlare di una liberazione totale ha al suo interno una specie di impianto religioso, nel senso che chiaramente presuppone una specie di visione di un mondo che per ora non esiste assolutamente, però allo stesso tempo ci tiene a sottolineare il fatto che a suo avviso l'utilizzo religioso delle sue opere e dell'utopia in generale è più nocivo che altro, e ad allontanare, diciamo, l'idea che i suoi spazi urbani siano una rappresentazione di un qualche paradiso, sono in realtà un modo per rimaginare uno spazio che già esiste. Maybe to add, there's this world of transcendent, or to bring things to another level, to really overcome things, and this the idea of this total liberation thing, there's some kind of parallel things, but my English is very limited to go deeper in that, but Sì, sostanzialmente aggiunge anche che effettivamente la liberazione totale può avere un retrogusto, comunque un immaginario trascendente, per cui una totale liberazione e superamento del mondo che esiste in questo momento. Purtroppo dice che il suo inglese limita le sue possibilità di approfondire ulteriormente questo ambito, ma penso che possa bastare come risposta. Grazie. And I forgot to say with the transport truck, but maybe there was last question with the truck I didn't answer and I didn't really get it. The question was, as compared to the more urban setting, isn't that more realistic and sort of a actual utopia of a truck?
Yeah. Being just destroyed and dismissed forever. Could be more realistic. And there were, I think, in Australia, like really the case that there was a accident with a truck with animals with pigs on it, and they escaped, and they built like a population then in Australia. And I heard today that another thing also happened with cows here in Italy somewhere, and yeah, so this is going on already. And the other thing, I mean, you could also sometimes it comes to the ideas of what people compared to the things you find in India, and the cows or other animals also live on the street, but in a very miserable way. So, and as I said, these are more like shifting animals to another place, like to really, I call it utopias, maybe a bit too far, but I just want to like make it a bit of an attraction somehow this world. I like that, but if you think further, just as the interiors for like pigs and also the streets that are not really the place for them where they would really feel comfortable because they need to go with a nose in the ground and in the earth and so on, and so you have to actually to change also more. We have to change the streets and all this kind of concrete stuff to really make for instance our cities also attractive to for instance pigs if you really want to free them and that it was really nice for them, a really nice environment for them. Okay, ultima cosa, aggiunge sul suo dipinto che rappresenta il camion distrutto con gli animali liberi. È d'accordo sul fatto che sia più realistico e sia forse un'immagine più concreta della liberazione animale, tanto che ammette che effettivamente è ispirato a degli eventi effettivamente accaduti tanto in Italia quanto in Australia, a quanto pare, e soprattutto aggiunge l'idea che effettivamente, portando diciamo la discussione su questo livello, quindi sul confronto fra l'immagine che vediamo fuori e invece le immagini più urbane, un'effettiva liberazione dovrebbe cambiare lo spazio urbano in maniere più radicali rispetto al semplice inserimento degli animali all'interno della città. La città è un ambiente sostanzialmente nemico per molti animali e renderebbe la vita troppo difficile per loro, per cui ad esempio il cemento dovrebbe essere totalmente ripensato e completamente sostituito per renderlo uno spazio abitabile o comunque appetibile per gli animali, per cui effettivamente un cambiamento delle infrastrutture attualmente esistenti è chiaramente richiesto. Okay, hello. I'm gonna try to talk in English, but if you cannot understand me because I'm very basic level, we have Enrico, so no problem. So thank you for your presentation. It's very interesting, the development of your work. And one question. I'm not very agree about this is really an utopia, because if you open a little bit your view, if you see another culture, for example, if you see in India, for example, you can see in the street, in the big city too, you can see the people and many animals that live together, so the cow, dogs, cinghiali, non so come si dice, this one, so maybe is an utopia if you see this only in a little bit Eurocentric way, okay, way, but if you open a little bit in the old world, you can see that that is possible. Maybe here is an utopia really now, but I think it is possible. And another question is
why you never use in your art animal as a fish or animal sea because they suffered, they are victim of exploitation too, okay, exploitation too. So it's is there a reason for this or not? So. There is a reason because you don't use this animal in your art, mm-hmm. and but thank you because it's very interesting. I love it. Okay. La prima è che le utopie che ci ha presentato non sono delle utopie, ma in certe parti del mondo sono in realtà delle realtà effettive. L'esempio che faceva Monica è ad esempio l'India, in cui possiamo vedere degli esempi di convivenza tra animali umani non decisamente diversi rispetto a quelli che troviamo qui in Occidente, per cui chiedeva se non è una visione leggermente eurocentrica quella di immaginare un'utopia e di immaginare come un'utopia questo tipo di situazione. E l'altra domanda è perché all'interno delle opere di Hanut sono assenti i pesci e gli altri animali marini, se c'è un motivo specifico per questo. Okay, as I just mentioned in the answer before, I mentioned India as well, and of course I'm aware of that. But I don't think that this, or I never was there. I just in Mark Biersch's film The End of Meat, he also shoots some scenes there, and like I said, that were really animals in miserable circumstances and not really like in a nice way, and it was not. But I also said it's not like the best surrounding in the concrete or at the, you know, on the street for. For cows or for pigs or so, yeah. And so I'm absolutely aware of that this has happened, and maybe in some part, I don't know, in a nicer way as well, but I'm not sure if they don't like get exploited in some way then still. So for example, I was a few years ago, I was traveling through the Balkan and through Albania, and we came to to a beach where there were also pigs walking around on the beach, and also calves and sheep, and they were all walking free. But they were sure at some day they would have been slaughtered. They, it was not like it was obvious. So, So I'm not really sure if this kind of thing on the one hand really exists, and on the other hand, as I said, it's not like a blueprint for a real utopia. To have a nice surrounding for the animals, that has to go further. And la risposta alla prima domanda è essenzialmente che non è sicuro che effettivamente quello che esiste in questo momento sia in generale un'utopia, o che perlomeno l'utopia che si immagina lui non esista ancora. Veramente concretamente. Il motivo che lo spinge a dire questo è che a suo avviso anche in luoghi diciamo un po' idealizzati come l'India, in cui pensiamo che la convivenza animale sia molto diversa rispetto a quella diciamo eurocentrica, comunque ci sono dei casi e comunque la vita degli animali non sempre è non è garantito che la vita degli animali sia straordinaria, bellissima, comunque sia una convivenza totalmente liberata, per cui anche in quei luoghi potrebbero esserci, e probabilmente ci sono, forme di sfruttamento animale che comunque sopravvivono. In più lui porta l'esempio di un viaggio che ha fatto nei Balcani in Albania, in cui sostanzialmente ha visto dei maiali liberi in spiaggia, che chiaramente hanno richiamato un po' gli scenari a cui lui fa riferimento, che lui immagina, ma che allo stesso tempo l'hanno fatto riflettere su come anche questi maiali probabilmente ad un certo punto sarebbero stati forzati a subire delle forme di sfruttamento, comunque sarebbero stati diciamo
erano animali destinati al mattatoio in ogni caso, per cui anche in quel caso, anche nel caso in cui gli scenari che lui dipinge si concretizzano, comunque sono all'interno di un mondo in cui gli animali comunque subiscono degli sfruttamenti in maniera, diciamo, globale. Poi aggiunge che in ogni caso non conosce abbastanza questi paesi per poter effettivamente parlare in maniera dettagliata di questa situazione. Yeah, and maybe to add, as I maybe already mentioned, I think still this kind of shift, like shift the animals from the fattenings to the mall as a living individual. I think for the people here, or like, you know, it's still like a strange thing, yet, as you already said. You know. So I hope that it still works to in the way that they start to think about those animals in a different way than they thought before. Okay, these are just commodities, or these are just therefore being slaughtered and whatever. And the second question is a good question, definitely, and it came up already at a studio visit I had a few weeks ago from a person. And the thing is, it's a bit hard, like, to in this way of showing humans and animals together. You could only like show humans that are like what is the word, like they have this things prepared that they can live underwater, because humans and fishes can't live on the same level, not really free. I mean, on one hand, humans need to have some tools, and on the other hand, the animals, the fish are in a cage, even if it's a cage of glass. So, and so that makes it a bit difficult. But I thought about, I just had not really a good idea to also like focus this. But I thought about that, or I think about that, how to also to find a way to also show these animals, fish, sea animals, and so on. So it's a really good question. Yeah. Ok, quindi la seconda domanda, la risposta sostanzialmente che ha pensato anche di questa cosa, e la domanda è uscita anche in una recente visita all'interno del suo studio, e molto banalmente sostiene che già è difficile rappresentare animali e umani sullo stesso piano, comunque una convivenza pacifica, ed è ancora più difficile rappresentare animali che vivono in un ambiente che è totalmente estraneo a noi, per cui un umano per convivere, diciamo, con dei pesci dovrebbe armarsi di tecniche e protesi per potersi infilare all'interno dell'ambiente del pesce, per cui rappresentare in una maniera armonica degli animali marini e gli umani è effettivamente complicato, per cui sta pensando come implementare e, diciamo, correggere questo deficit all'interno delle sue opere, però le motivazioni non sono, diciamo, concettuali, ma sono semplicemente logistiche. And also maybe to add, there's of course other like issues with animals in circuses or in zoos and so on, and I also like focused on like so-called farmed land animals. It's just like that. Yeah, I just first had to focus on, and then even maybe again mostly pigs somehow. I don't know, but yeah, I'm aware of that, and maybe I also like try to find ways to put also like so-called wild animals or free-living animals. Other kind of animals in this imagery, we will see how it evolves further, and I'll think about it. Poi in realtà lui ha iniziato a sostanzialmente dipingere animali all'interno dello zoo, all'interno dei circhi, e implicitamente si è un po' concentrato su animali da fattoria in un certo senso, specialmente maiali senza motivazione specifica, per cui in realtà c'è questa specie di motivazione, c'è questa concentrazione involontaria su questo tipo di animali. In ogni caso, nel prossimo futuro si vedrà se,
se riuscirà a implementare anche altri animali all'interno di questo immaginario. Ok, va bene. Ringrazio molto Armin per la sua presentazione. Thank you very much. Yeah, thank you for having me here. And yeah, I will applaud for Thank you.